verranno ribadite e sottolineate. Io credo che però sia arrivato il momento di affiancare alla denuncia del dramma sociale la denuncia di un problema che io chiamerei di democrazia, che questa vicenda richiama. Voi avete, vivete, chiunque sta a Taranto e ha a che fare con la presenza dell'Ilva vive da molti anni una situazione, credo evidente, a chiunque voglia vederla, che è una situazione di complicità della politica, del sindacato, più o meno da tutte le parti, a destra e a sinistra, con chi ha gestito l'Ilva fino a oggi. Voi questa complicità l'avete osservata da qui, io l'ho toccata con mano in 5 anni in cui ho fatto parte del Partito Democratico, da quando il Partito Democratico è nato nel 2008, e in cui sono stato parlamentare del Partito Democratico. E ho toccato con mano il fatto che non solo a livello tarantino, a livello pugliese, ma anche a livello nazionale, questa complicità significava che quando si parlava di Ilva non si poteva decidere una posizione che partisse dai fatti, dai pericoli, dai rischi, dai danni e che proponesse vie d'uscita, ma bisognava prendere una posizione precostituita che nasceva da questa complicità perlomeno politica. Naturalmente questa complicità ha dei nomi e dei cognomi, è inutile nasconderlo, che vanno persino al di là dell'inchiesta giudiziaria in atto. È evidente che se il 19 giugno la CUP rinvierà a giudizio i vertici delle istituzioni di Taranto e delle istituzioni regionali, questo dovrà immediatamente portare alle dimissioni del sindaco, alle dimissioni del presidente della regione e della giunta, la possibilità per i tarantini e per i pugliesi di esprimere di nuovo con il loro voto quello che pensano di come è stata gestita questa situazione e di come è possibile uscire da questa situazione. Però ripeto, al di là persino della decisione che prenderà il GUP il 19 giugno, credo che ci sia un problema di coerenza e la necessità di fare conti con il passato. Angelo Bonelli ha citato nelle sue parole il nome di Ludovico Vico. Ludovico Vico era un parlamentare, un deputato del Partito Democratico negli stessi 5 anni in cui lo ero anch'io. Io non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo di persona, ho letto soltanto che invece lui era molto affezionato a me nelle telefonate con Girolamo Archinà, ma il problema è che Ludovico Vico non è uscito di scena, non è che adesso è tornato a svolgere un'attività che non ha nulla a che fare con la politica. Oggi chiunque di voi può andare sul sito del Partito Democratico della Puglia, può constatarlo, Ludovico Vico è il responsabile lavoro del Partito Democratico della Puglia, il responsabile lavoro, cioè la persona che dovrebbe coordinare e poi illustrare ai cittadini le posizioni del Partito Democratico sui temi del lavoro, che sono temi decisivi, come è evidente a tutti, per la vita delle persone, per il futuro di questi territori. Fa parte della direzione regionale del Partito Democratico. Ecco, io credo che al di là persino delle sue responsabilità personali, la vicenda di Ludovico Vico testimoni di quanto Partito Democratico, ma naturalmente lo stesso discorso si potrebbe fare per altre forze politiche, non abbia fatto i conti con i suoi, chiamiamoli eufemisticamente, errori, non abbia capito che quando si organizzano i cittadini in una grande forza politica, l'interesse privato di qualcuno non può sistematicamente venire prima dell'interesse generale, perché sennò prima o poi i cittadini se ne accorgono. Questo oggi io credo è il tema, è un tema che riguarda il PD, è un tema che riguarda gli altri partiti, che riguarda anche un partito che ha persino deciso di mettere la parola ecologia nel suo nome, SEL, ma che evidentemente insomma poi tra le parole e i fatti non riesce a dimostrare, almeno qui, almeno su questa vicenda,
la minima coerenza. È un problema riguardo il sindacato. Vico peraltro incarna entrambe gli aspetti di questo problema, perché prima di essere un dirigente politico del DS e poi del Partito Democratico è stato un autorevolissimo dirigente della CGIL a Taranto e in Puglia, e il sindacato di nuovo ha rinunciato in questa situazione a svolgere il suo ruolo, a fare il suo dovere, quello che semplicemente è il suo dovere, niente di più. Ecco, io credo che questo problema di democrazia è un problema che va risolto, ed è un problema che, se non si risolve, temo impedisce anche di affrontare la questione di merito del futuro occupazionale, del futuro economico e produttivo di Taranto. La presenza di nuovo dopo alcuni anni su una scheda di elezioni nazionali di una forza del simbolo, di una forza politica che si richiama ai leader europei, di una forza politica ecologista, credo che abbia questo significato anche simbolico molto forte: riportare al centro della discussione, del dibattito, un tema che non riguarda solo Taranto, che naturalmente morde nel vivo la vita dei tarantini, ma che non riguarda solo Taranto, non riguarda soltanto la Puglia: il tema di quale economia, di quale futuro produttivo noi immaginiamo per il nostro paese, e accanto il tema di quale politica noi vogliamo. Se vogliamo una politica ecologica, c'era un grande ecologista italiano, si chiamava Alexander Langer, che ha coniato per primo l'espressione ecologia della politica, perché l'ecologia va bene per l'ambiente, ma va bene anche per la politica. Serve ecologia della politica, serve ecologia in economia e nella società, e credo che la presenza nostra di Green Italia e degli europei sulla scheda elettorale del 5 maggio abbia questo significato, e io mi auguro che da qui davvero parta un grande cammino che possa in tempi brevi almeno equiparare l'Italia agli altri grandi paesi europei, dove nei parlamenti ci sono forze ecologiste che hanno questa ragione come loro ragione fondativa e questa ragione come chiave delle loro analisi, delle loro proposte ai cittadini. Grazie.